Eccoci qua dopo un esilarante inizio con qualcuno che doveva sembrare l'imperatore. Comunque. Darmade! Andiamo via. Comunque, abbiamo visto. Rogue One. Come? Rogue One. Perfetto, abbiamo appena visto Rogue One. Sì. Via il cappello da Babbo Natale. Dove vai? Dove va? Abbiamo visto Rogue One. Ti è piaciuto Rogue One? E Star Wars Story. Star Wars Story. Io queste S plurali, singolari, non ci chiappo tanto. Allora, ti è piaciuto Star Wars Rogue One Intermediate Episode Story? Sì, mi è piaciuto. Mi piacque. Ti piacque molto quando lo vidi? Quando lo vidi mi piacque. Bene. Sì, allora, tu che sei un po', diciamo, non super nerd come alcuni, vista, ecco, una persona che lo vede, che vede questo film, cosa pensa, cosa dice? Gli altri li ho visti comunque. Che belli che siamo. Gli altri comunque film li ho visti, anche se alcuni ricordo meglio di altri. Perfetto. Quali per esempio ricordi meglio di altri? Ricordo un pochino meglio l'episodio 4 perché l'ho visto settimana scorsa. Niente, è successo un guaio. Allora, ti faccio una domanda. Hai rotto il bastoncino di zucchero. Crisi d'identità. Ti faccio una domanda. Secondo te, tu, dopo aver visto Rogue One, hai visto un film di Star Wars oppure no? Sì, ho visto un film di Star Wars e chiunque dice il contrario non capisco perché. No, senza voler minacciare. Sono d'accordo, sono d'accordissimo anch'io. Io proprio ho visto anch'io un film di Star Wars e ti dirò che brividi, pelle d'anatra in certi punti. Ci piacque. Mi è piaciuto tanto, credo che in termini di final check darò 4 cristalli di Kyber su 5. Addirittura. Io penso. Io rivelazioni. Credo che darò. Incredibile! Tre spade laser su 5. Tre spade laser con cristallo o no? Sì, quindi cristallo. Come si chiama il cristallo? I cristalli dell'amore sono meno 3. Uno. Sono 3, quindi primo. Lascia stare. Allora. Era una citazione di Sailor Moon. Che tristezza, parliamo di Guerre Stellari a Sailor Moon. Comunque, potere del cristallo di Kaiser! Non arrivano commenti, sono tutti a mangiare. Tutti a riempirsi la panza. Ok, a parte quel salve di Guerre Stellari che magari fa molto... Salve Guerre Stellari! No, allora è piaciuto tanto e comunque sì. Allora, la prima parte, mi è piaciuta e c'è stato un attimo un po' di... un po' la stanchezza, diciamo che deve essere un po' introduttiva la prima parte, giusto? Sì, la nostra qualità è molto triste, però noi intanto l'abbiamo fatta, io di recensioni ancora non ne vedo. Vedo tanto parlare di... ma non leggo nessuna recensione, neanche sul sito. Comunque, no, dicevamo, prego, continui pure Che, ecco, poi si sono accese le luci nell'intermezzo e mi sono un attimo rianimata. Alto! Tu mi dici sempre di guardare i commenti, ed ecco il commento di mia zia che saluto. Ciao, zia Rita. E gli racconteremo la trama, raccontiamo allora, la trama. Allora, raccontiamo la trama. La trama. Dunque, l'episodio Rogue One Star Wars Story che siamo andati a vedere è collocato temporalmente a metà tra le due saghe, tra le due trilogie, quindi dopo l'episodio 3 e prima dell'episodio 4, chiaramente. L'episodio 3 finisce, se non ricordo male, quando Anakin Skywalker diventa Darth Vader. E c'è dal lato scuro, quindi i Jedi sterminati, il maestro Yoda in esilio, Obi-Wan a vegliare su Luke, insomma i due fratelli separati, esatto. Luke e Leia, eccetera eccetera, e quindi qui siamo. Allora devi guardarlo il treno, so che non è il massimo, però mia cara Crisi, non voglio parlare più. Quindi qui siamo, possiamo dirlo, non è uno spoiler, siamo esattamente appena prima di episodio 4, esatto. Cioè Una Nuova Speranza. Esattamente. A New Hope. Esattamente. Giusto. E ok, quindi questa è la trama. Quindi
o meglio, no, abbiamo detto temporalmente dove si svolge. Mm-hmm. I protagonisti sono un gruppo di ribelli, effettivamente c'è un gruppo di ribelli, chi più, chi lo diventa dopo, chi lo è già, però è la storia di questo gruppo di ribelli la cui missione è quella di rubare i piani della prima Morte Nera, quella che verrà distrutta da Luke in episodio 4 durante la mitica battaglia di Yavin, ok? E quindi questa è la storia, questa è la trama e si svolge temporalmente qui. Proseguiamo con le impressioni. Prego, Crisi! E dunque... Allora, abbiamo detto che abbiamo visto sicuramente uno Star Wars. È uno Star Wars perché comunque i costumi sono quelli... cioè tipo i soldati sono vestiti... Sì, i soldati imperiali nelle location quelli. Anche ho visto ecco, molto... Io ho visto più la parte... delle navicelle, i vari mezzi di trasporto, sì, e i costumi, sì, dei personaggi. Sicuramente. E quindi quello è il primo impatto che uno ha, chiaramente, che ti ricordano l'ambientazione. Quindi anche qualche creatura, qualche alieno, diciamo, che personaggio può... alieno, sì. Che magari... Io l'ho visto anche, non solo... Allora, mettiamo che negli scenari, negli esterni, c'è stato un po' libero sfogo alla fantasia, mi piace molto questa ambientazione che sembrava un po' guerra nel Vietnam, come abbiamo detto, con queste palme, questo clima un po' esotico, hawaiano quasi. Però, parlo degli interni, ho visto molti interni che mi ricordavano qualche, non so, la cantina band di Mos Eisley, il palazzo di Jabba, le celle, quindi insomma queste location quindi un po' così. Con l'ambientazione, sì, giusta, cioè non è che è un'altra cosa. No, tra l'altro si tiene anche, che poi è stato tenuto anche in episodio 7, questa ambientazione, questo interno un po' sporco, se vogliamo, no? Non pulito, lucido, come si era visto in episodio 3. Sei d'accordo? Sì, vabbè, ma quelli sono... Vabbè, ma cosa sto a parlare con lei? Perché gli faccio la domanda? No, comunque, è giusto, quindi, perché quindi... praticamente quello che lui vuole dire è che con episodio 7 si è ritornati un po' all'ambientazione bella dei vecchi film. Esatto. Quindi non più tutto patinato, computerizzato, tutti belli perfettini con le mesh... ma soldati, colpa mia che ho tirato fuori, soldati, senso. Gente che combatte, che comunque sono guerrieri, soldati, e quindi cioè ovviamente rivisti anche qui, non il classico soldato, lo stormtrooper bianco, no, però no, c'è anche gente, la ribellione, l'alleanza sono loro. Gli stessi, i caccia, le navi, sono gli stessi, sono... degli episodi dal 3 alla, dal 4, sì, al 7. Dal 4 al 7, esatto, perché anche nel 7 c'è... No, è giusto, stavo 7. Vedendo se eri attenta. Anche nel 7. Sì. Cosa vediamo però? Qui secondo me vediamo... ma c'è Harrison Ford. non risponderò a queste domande. Stavo cercando una risposta. Ribellione, alleanza, l'alleanza, va bene? Questi sono solo dei troll, comunque continuiamo. No, allora, qua converrai con me che, cara Crisi, abbiamo visto una ribellione, non la solita ribellione candida, pulita e linda, giusto, quella che rispetta tutti, vuole bene a tutti, che lotta per la libertà. Qui, secondo me, vediamo, e qui proprio si vede il fatto che è un film di guerra, rispetto di guerra e di spionaggio rispetto agli altri film di Star Wars, si vede un'alleanza ribelle più, diciamo, più drastica, più... cioè... che si sporca, sì, le mani, ecco. Sì, praticamente. Questo. Sì? Sì, è un po' l'eroe di tutti, Harrison Ford. Che fatica. Scommetto che Kylo Ren non è l'eroe di nessuno, comunque. Forse di Batfield. Ma può essere. Forse. Può essere. Capito? Sì. Dicevo, sei d'accordo su questo? Sì, che praticamente questi personaggi hanno anche un background abbastanza negativo, però hanno luce e ombre, non è che sono, sì, o totalmente buoni o totalmente cattivi, chiaramente sono dalla parte giusta, però per fare la cosa giusta a volte ci sta anche che ci scappa al morto, per e dire. Quindi si sono sporcati le mani, quindi sicuramente per ottenere il loro scopo hanno anche fatto cose deprecabili, ecco, certo, questo quanto. E quindi ci sono molti elementi che comunque
omaggi anche, no omaggi no, ci sono molti elementi che comunque strizzano l'occhio all'universo di Star Wars, qua però non volevo entrare perché non volevo fare degli spoiler qui, tipo non so, il carburante della morte nera, e non dico che cos'è, quindi queste cose qua secondo me mi è piaciuta molto, è stata integrata bene. Facciamo così, non possiamo dire cosa c'è e cosa non c'è. Esatto. Di cose classiche. Graditi molto. E non possiamo dire chi c'è e chi non c'è. Esatto. Tranne quello che avete quello visto che nel, già trailer. Si vede nel trailer. Comunque, esatto. Sì. E altri personaggi molto graditi, tra l'altro. Perché a me di questi personaggi classici, ripresi dagli episodi vecchi, molto graditi. Ci sono domande? Allora. Domande e vuole sapere gli effetti speciali. Gli effetti speciali secondo me sono molto ben fatti. Sì, sì, no, direi che sì. Sono molto realistici. Sì, sì. Anche i robot nelle loro movenze, insomma, sembrano abbastanza naturali, ecco. C'è molto kaboom, soprattutto kaboom. Alla fine fatti un film di guerra. Michael Bay approved. Insomma, secondo me sì. Non per la figa, ma per le esplosioni. Sì. E direi che quindi effetti speciali buoni, trama buona, che bello, ho volato un cuoricino. Chissà di che. E quindi insomma, personaggi graditi. Allora, parliamo un po' dei personaggi. Allora, i personaggi che... Analizziamo il gruppo dei ribelli. Allora, senza magari dire... Mostri carini o terrificanti, ma non è che ci sono dei mostri, ci sono delle creature, degli alieni, però sono i soliti. Sì, ecco, sono cioè strani. Non è che c'è qualche essere strano così. Allora, i personaggi di questo gruppo. Allora, innanzitutto, prima di andarlo a vedere, c'è stata la mia domanda: ma Rogue One perché? No, perché Rogue One? E Axel Foley mi ha detto: vedrai che sicuramente lo spiegheranno durante il film. E infatti viene spiegato, quindi sì, viene spiegato. Non ve lo dico perché no, non ve lo diciamo, è spoiler. Però... Comunque è una cosa molto. Però è chiaro che dopo Rogue One, dopo da lì è venuto fuori tutto il Rogue che c'è in Guerre Stellari. Cito il grandissimo videogioco. Rogue Squadron, bellissimo. Comunque, prego, continui pure. Non capisco. C'è del troll ancora qui. Comunque, allora parliamo del gruppo dei Rogue One. Sì, chiamiamoli lei, così. Allora, la protagonista Felicity Jones. Quindi Felicità Giovanni. Felicità Giovanni. Non è Touch questo PC. Non è Touch tutta. Quindi, aspetta. Però intanto che tu, allora intanto lei che tu si chiama la protagonista, si chiama Jean Erso. Sì. E non è, come dire, ha una storia, come tutti i personaggi, ha una storia, un passato. E non è sempre felicissimo questo passato. Ah, vedo che il nostro Next Plinsken ha apprezzato molto la protagonista femminile. E vorrei sapere... Carina, anche con vorrei sapere se preferisce Jean Erso o Rey di episodio 7. Questa è una bella domanda. Perché sono entrambe delle donne forti, combattenti, ma molto diverse tra di loro, perché mentre Rey è cresciuta da sola, si è fatta da sola e praticamente tutto quello che sa è sopravvissuta da sola alle difficoltà. Sì, si è un po' arrangiata, ecco. Si è un po' arrangiata. Si è imparata a arrangiarsi fin da subito. Invece questa Jean è stata cresciuta da un ribelle. Che questo ribelle è? Forest Whitaker, che si chiama So Guerrera. Esatto. E a me veniva in mente Eddie Guerrero ogni volta che lo dicevano, non ci posso fare niente. Probabilmente avrà i parenti messicani, però... Esattamente. Però insomma, no, è anche come persona... Allora, il doppiatore non mi è piaciuto. Di lui. Di Forest Whitaker sicuramente. No. Però la sua estetica... Ah! Oh, abbiamo già... Qui su Final Check si tiffa per Jean, che però, devi fammelo dire, cara Crisi, Jean ha dimostrato di essere molto cazzuta. Sì, sì, no, ma infatti, subito, ma infatti lei è una buona, brava. È un personaggio molto forte. È bambina qui con baffi. Comunque, no, dicevo, fuori di Staker, doppiatore del cacchio, però estetica del personaggio piaciuta.
e qui non volevo dire tanto, un po' meccanico, un po', però mi è piaciuta quella cosa lì, però non volevo dire troppo perché per chi non l'ha visto. Ah, ecco, però io Clone Wars non me lo ricordo, se è con un commento me lo puoi dire, perché non mi viene in mente Saw Gerrera, non me lo ricordo. Però se il buon Snake ci fa il piacere, intanto che... Comunque, invece, poi c'è l'altro protagonista, che è maschile, che sì. È Cassian Andor. Sì. E praticamente... Che è un po' il capo dell'intelligence, mi sembra di aver capito, giusto? Sì, il Podemeron della situazione. Beh, Podemeron è un pilota con questi qui. Lui è, una spia con comunque questi qui. Perché... Sì, esatto. E praticamente lui viene accompagnato da questo droide K2 che... contrariamente agli altri droidi che abbiamo sempre visto, era un droide prima dell'impero che è stato riprogrammato per diventare parte dell'alleanza, e questa cosa è molto importante perché comunque lo aiuta ad essere un po', mentre da un lato non deve troppo farsi vedere, però dall'altro li aiuta, perché insomma il fatto che apparentemente sia un droide dell'impero torna utile. Dovrò riguardarlo quell'episodio, e ho risposto al commento. Comunque, sì, è vero, il droide è stato criticato da qualcuno di Final Chuck per il doppiaggio. Sì. Allora, io dico subito che in originale lo doppia Alan Tudyk. Ciao zia Rita! Ciao, buon appetito! Bacio e tanti auguri. Dunque, è stato doppiato. Fra un po' arrivano anche le pizze. Fra un po' arrivano anche le nostre, quindi fra un po' vi salutiamo. E detto questo, allora dicevo che il droide in originale è doppiato da Alan Tudyk, che comunque sempre... Io lo vedo un po' anche lui come attore un po' scherzoso per le parti che ha fatto. Alan Tudyk che fece la serie Firefly con Nathan Fillion, famosissima, eccetera, eccetera. In originale c'è il doppiatore, che non ricordo il nome. No, in italiano. Scusa, in italiano il doppiatore. Il famigerato Ian Sante. Ok. Che non ci ha convinto. Perché diciamo il suo doppiaggio droide non è... Cioè, gli dà una voce molto più umana che da sì, droide. Sì, lo umanizza molto. E a me comunque il droide è piaciuto, anche quel droide lì. Sì. Mi è piaciuto il droide. Sì, anche a me. Però, appunto, la voce non è tanto adatta. Non è da tanto adatta. Comunque, qui, però, secondo me, qui è un po' una cosa, un'opinione, va sul... Andrebbe è soggettiva. Sì, non è, poi noi siamo un po' fissati con i doppiatori. Sì, io a me non me ne frega niente. A te non ne frega un cacchio, però comunque. Ne abbiamo tutte le nostre... Io sanno il doppiaggio italiano! Sì, ma anch'io, però dobbiamo... Comunque. C'è sempre da guardare se la voce calza o meno. Cara Crisi, parliamo velocemente degli altri comprimari. Allora, vai. Aspetta, che guardo il gobbo perché non mi ricordo bene i nomi. Allora Arsi Marziali e non. La coppia comica, la coppia molto comica. Comica, vai. Diciamo. Sì, diciamo che alleggerisce. I due personaggi che ogni tanto fanno respirare un attimo in mezzo a tutta la tensione della guerra. Che ce n'è tanta di tensione. Che è molto, c'è tanta molto. Tensione, sì, soprattutto nella seconda parte, secondo me. Allora, si chiamano Baz Malbus. Sì. Che è un... Allora, io l'ho interpretato come un monaco Shaolin, perché va in giro col bastone. È vero. Che si vede nel trailer, si può dire. Fa ampio uso di arti marziali. È cieco, e soprattutto la cosa più importante è che lui è quello che più di tutti... Non lo posso dire? È più di tutti? Dimmi un orecchio prima? No, lui nomina la forza continuamente. Vabbè, lui crede fortemente nella forza. Non fare spoiler! No, crede fortemente nella forza e quindi... Uno, vabbè, poi ognuno se lo interpreta come crede. Certo. Però è un bel personaggio, ecco. È vero, simpatico anche il suo socio, diciamo. Il suo socio, che non riesco a vedere, ma lo troverò a minuti. Allora, è questo? Il suo socio è Donnie Yen. Donnie Yen. Sì, Chirrut. Che cazzo di nome è Chirrut? Chirrut è un po' un nome... Ma non sembra cinese, sembrava più sudamericano, vabbè. Può essere, tanto che tu sembra dici... Sembra cinese, il nome è cinese però. Ma sì, tanto che tu dici Donnie Yen ci guardo io, prego. Quindi no, comunque questa coppia, ok. Poi ne manca un altro che è il pilota. Il pilota forse quello un po' meno, però dai, diciamo che
non che ha scoperto cercando su IMDb. Ah, cosa? Lui è quello che ha fatto Ip Man. Ah, vedi, vedi, ecco. Se tu vedi insieme. Flick, flack, flick, flick, flop, devi dire flick o flock. E dico flack, no, dai, dai, troppo tempo. Dai che arrivano le pizze. Comunque, e va bene, poi c'è il pilota, così. Ti chiedo, allora l'ultimo, no, che comunque uno dei personaggi principali, lui, il sole unico, Mads Mikkelsen, dottor Hannibal, il cattivo di Dottor Strange. Che è ovunque ora. Che ora è come il prezzemolo, è come lui. Quindi diciamo che Donnie Yen alla fine è nato a Canton in Cina, quindi proprio cinesissimo. Tornando a Mads Mikkelsen, che è un attore scandinavo, non mi ricordo se è svedese o più o meno, penso sia svedese, no, svedese, ma Mikkelsen potrebbe essere svedese, sì. Io svedese le molto cortese. Comunque, dopo questa citazione, attenta, che vogliamo dire su il signor Mikkelsen? È di Copenhagen. Ah, è danese, io ho sbagliato, so, scusa. È danese come i biscotti. Sì. Al burro. No, anche lui fa la sua particina, un po' più espressivo del solito, probabilmente. Fa un bel particione. Beh, no, cavolo, lui è molto importante. Alla fine però non possiamo dirlo. No, qui non possiamo dirlo. Perché dirlo, è molto importante. Però è molto importante e quindi per una volta fa il buono quasi, perché fa sempre il cattivo lui, tra le cifre. Dottor Strange, Hannibal o no? No, ma dov'è che l'ho visto? Anche da un'altra parte? Ah, l'ho visto in Scontro fra Titani. Ah, Scontro tra Titani! Si faceva? Chi faceva? Che faceva uno degli accompagnatori di Perseo. Perseo? Sì, Perseo. Sai Perseo? Sai Perseo? 36? Esatto. Ah. C'è anche lui, li fa il buono e fa anche una brutta fine. Sì, un po' non finisco le pellicole anche lui. Comunque, come lui, come il mitico Sean Bean, ma questa è un'altra storia. Detto questo, c'è anche lui lì, anche lui, tra l'altro. C'è anche lui purtroppo. Quindi Mads Mikkelsen è un personaggio secondario, importante. Ma anche lui sarà un fulcro. Comunque, sì. Allora, questo film racchiude tanto combattimento, tanta suspense e anche dramma, e quindi ha dei momenti molto touching. Vedi tu che insulti tutti quelli che parlano in inglese invece che in italiano e che dicono music invece che musica, e qual era l'altro, food invece che cibo, group dance invece che gruppo di ballo. Ma non fatemi parlare, quindi lo consigliamo, andatelo a vedere, perché questo è un bel film, possiamo dirlo? Sì. Andate a vederlo, passate una serata tranquilla, se sentite la forza scorrere dentro di voi, andate a vederlo. E andate anche in bagno prima che sia troppo tardi. Sì, perché quando poi spia bisogna andare in bagno, e non stiamo parlando di spie ribelli. Salutiamo? No, ma finché non suonano il citofono con le pizze possiamo anche... Dopo dobbiamo salutarli in fretta e quindi niente, cos'altro? Metti via quel fasullo imperatore. Fasullo imperatore. Allora, sì, l'imperatore si vede o non si vede? Non possiamo dirlo. Comunque... Non possiamo dire nulla. Non possiamo dire nulla perché siamo bravi, siamo spoiler free. Giusto? Sì. Dai, che li abbiamo annoiati abbastanza. Zappi! Cosa ho sbagliato? Cosa ho detto? Cosa ha detto? Cosa ho sbagliato? Cosa mi è scappato? Dai. Poi Zappi, chi è Zappi, scusi? Qui c'è solo Axel. I want an hippopotamus for Christmas. Only hippopotamus will do. Salutiamo? Facciamo... Ah, ecco! Perché vedi fatto? Che me l'ha detto una minchiata. Cosa ho fatto di male? Dici cosa ho fatto di male. Non si sa. Comunque, comunque, se volete... Sì, questo però... Scoperto. Perché non è off topic, tu no. Che dici che non parlo inglese. Facciamo sì. No. Che se volete, c'è possibilità di... Vedendo al contrario. Il corso di spada laser coreografico. Corso di spada laser coreografico. E quindi. No, si lamenta della chat, ma non si sa perché è così. Ancora non sappiamo perché lo scappellotto. Ok. Corpo di mille balene!
Complimenti, comandante, è una bella cena stasera. Detto questo. Ah, e poi voglio dire una cosa, che praticamente c'erano i tizi sulla... col cascone nero che sembravano quelle di Spaceball. No, lì, come fai a non pensare a Spaceball? Come fai a Spaceball. Non pensare a Spaceball? Erano troppo cascone. Troppo casconero, in casconi effetti. Neri. Sì, 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 sì. Comunque vince il premio della serie lo spettatore che non vuoi incontrare al cinema, le persone che non vorresti incontrare al cinema. Sì. Grande, tra l'altro, scheda di Final Chuck. Se non avete ancora letto, andate a leggere. 10 soggetti che non vorreste mai incontrare al cinema. Andate a leggere, soprattutto, non è solo da leggere, ma è anche potete condividere le vostre esperienze con traumatiche. Esatto. Comunque, vince il premio dopo la visione di Rogue One il bambino che guardando il poster ha spoilerato su tutti. Però, no, tu non ti sei accorto di un'altra cosa: che accanto a noi c'erano sia a destra che a sinistra padri con figli. E devo dire che sono stati educati, abbiamo forse fatto più casino noi di loro. Perché proprio io saltavo, perché da nerd. Però alla mia sinistra c'era un posto vuoto e poi c'erano un papà e un bambino, il quale papà ha avuto l'incauta idea di tenere il cellulare acceso. Non ha suonato, era muto, c'è da dire. Però ha risposto al telefono durante il film. Ma non rispondere, metti giù. Metti giù e scrivigli, non rompermi le palle. Poi, uno hai visto il faro che ti ha abbagliato e poi c'è sto qua che ha risposto anche. Poi come fai a rispondere al telefono mentre stai guardando un film? Ma non esiste il telefono durante la visione, via, non via, c'è, non devi deve cagare nulla, telefono. Si caga solo il film durante il film. Dopo non ho capito, non mi è piaciuto, per forza se rispondi. Detto questo, pensa che quando sono andata a vedere Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue al cinema, avevo di fianco dei ragazzini disturbanti. Che spoileravano. No, che non guardavano il film, col cellulare così, tutto il film. Ma guarda il film, vai fuori con quel coso. Che cos'è? Impazzito. Oddio, cosa è successo? È sempre lui. È sempre lui che fa apposta, sta trollando ancora una volta. Addirittura una faccia triste, anche Batta, vedo. Anche e allora, dopo questa caterva di commenti che arrivano, tra l'altro, veramente complimenti anche cioè, proprio per la connessione. Perché sì. Dai, allora io penso che. Forse ci sono arrivati tutti insieme adesso, era da mezz'ora che li mandavano. Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che è il momento di salutare dopo tutta questa caterva di roba che arriva. Potrebbe essere un messaggio. Quindi tanti cuori. Allora, detto questo. Sì, come rimaniamo d'accordo? Non quando abbiamo ci più fatto il secondo special dei film. No, vi abbiamo promesso. Però vi abbiamo promesso Batfiz, ve l'abbiamo portato. Batfiz ve l'abbiamo fatto. E vedere. Non dite che non vi è piaciuto, perché ricordo sempre che Batfiz tutti lo vogliono. Tutti? Tutti lo cercano. Tutti? Oddio, l'ho detta io. Tutti non me la ricordo lo vogliono. Tutti lo cercano e noi non lo vogliamo. Non mi ricordo più. Peccato. Tutti lo vogliono. Tutti lo amano, noi non lo vogliamo. Comunque. No, tutti lo cercano, noi non lo vogliamo in realtà. Quindi abbiamo promesso Buffy, però insomma. Abbiamo avuto anche una guest del Cavaliere Oscuro. Grandissimo, grandissimo cameo. E qua ci stanno salutando. Buffy. Sì, stavamo parlando di Buffy. Ma Buffy. Non può conoscere Buffy lui. Comunque. Evidentemente comunque no, dovremmo comunque lo dovremmo parlare di film di Natale ancora, magari per le feste, vedremo adesso quando riusciamo a trovare un momento. Compatibilmente con la nostra agenda. Con l'agenda e così con quelle che si chiamano in gergo esigenze di reparto. Detto questo, che è un po' inquietante, salutiamo, facciamo gli auguri. Metti via sto coso, facciamo gli auguri. Saluta Crisi! Saluta Crisi, ciao Crisi! Allora Final Chuck vi dà appuntamento al prossimo live, leggete la scheda su... Allora, non è ancora stata fatta la recensione di questo film, noi ve ne abbiamo già parlato, quindi avete già un primo... Avete anche una base, se vogliamo, una per base. Criticare il nostro live. Andate a vederlo, se siete appassionati di Star Wars soprattutto, perché appunto ritroverete tutte le cose che... buona parte dell'ambientazione e l'imperatore mi sussurra cose. Sì. Quindi la gente morta e sussurrano cose.
No, ho fatto un misto tra... Ah, pensavo, conosco gente... Tra il bambino del sesto senso e Tom Riddle da piccolo. Esattamente. Quindi mi parlano, mi sussurrano cose. Sai a me cosa mi sussurra? Che hai fame e vuoi... Sta minchia! No, dicevo... questi di Final Jack. Comunque Final Jack vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo live. Buon Natale, buone feste, felice anno. Buonanotte, buone botte. E soprattutto fatemi concludere così: ricordate che molti botten sono morti per farci girare questo ci live. Ci siete già, ciao. Veramente siamo già in chiusura. Mi dispiace. Lui adesso va via perché si è stufato di blaterare a caso. Però molti botten sono morti per farci fare questo live, ricordatelo. Ciao. Che si spegne questo fine, no!